Allora, l'Istituto Italiano della Donazione si occupa di attestare che le risorse che vengono destinate alle associazioni di terzo settore, sia sotto forma di donazioni che qualsiasi altra forma di donazioni da privati o convenzioni con pubblica amministrazione, siano ben destinate, cioè siano effettivamente destinate all'obiettivo per cui sono state raccolte, per cui sono state donate. Oltre a questo ci occupiamo anche della verifica della struttura organizzativa, della sua democraticità, nel senso di garanzia di un rapporto effettivo, trasparente tra l'organizzazione e i donatori, ma non solo, anche tra l'organizzazione e i destinatari, dei servizi che, l'organizzazione fa. Ci sembra questo molto importante proprio per l'efficacia del servizio medesimo. Detto questo, che è un po' la mission dell'istituto, naturalmente questa attività viene fatta su richiesta dell'associazione che vuole sottomettersi, tra virgolette, insomma, vuole intraprendere questo percorso, alla fine del quale avrà appunto, se risponderà a tutti i requisiti, questo attestato dell'istituto, della donazione. Facciamo anche un'attività che, di ricerca, cioè perché quello che noi facciamo di fatto significa lavorare per ricostituire, per rafforzare, per seminare fiducia tra i cittadini, imprese, pubblica amministrazione e i soggetti di terzo settore, perché poi questa è la base, diciamo, di un corretto rapporto. E verifichiamo questo anche attraverso un'attività di ricerca che ci dice come sta funzionando. Allora, i punti che vengono fuori, sicuramente i punti di forza del terzo settore, il suo radicamento nel territorio, la sua capacità di rispondere, diciamo, ai bisogni reali, l'immediatezza con cui anche riesce a farlo, capacità di innovazione, sono punti di forza che conosciamo, su cui è importante lavorare. Ci sono però anche criticità importanti su cui secondo me lavoriamo un po' meno. Questo viene fuori da una ricerca, per esempio, che abbiamo fatto e presentato a maggio con Eurisco. Una ricerca, tengo a sottolineare, fatta con i donatori, cioè su un target di donatori, quindi di persone che hanno già una forte sensibilità perché sostengono le associazioni di terzo settore.